dentro questo testo. Grazie, naturalmente non si tratta tanto di un esperto quanto di uno che ha anche conosciuto alcuni scrittori del secolo scorso come Leonardo Sciascia, ricordo di averlo ascoltato più volte in suoi interventi, ma poi di essere stato qualche volta a casa sua, di aver conversato con lui. Quindi ecco, questo... Questa mia riflessione su porte, porte aperte è legata pure un po' anche al ricordo della, della persona Sciascia che eh, sarebbe molto naturalmente interessante parlarne, del suo modo eh, di, di parlare lentamente, riflettendo, insomma, c'era sempre ne, 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 nella sua dizione, c'era un risvolto insomma, di, di meditazione culturale e morale. E questo libro, eh, porte aperte... È uno degli ultimi dei suoi anni di vita, in un momento in cui era molto forte in lui la meditazione sul rapporto tra morale e giustizia. Insomma, no? Quindi, che era una meditazione molto sofferta, legata alle esperienze sue anche di deputato, ai, agli interventi polemici sulla mafia che andava facendo ancora in quegli anni, ma poi è legata soprattutto alla passione, alla lettura di un grande capolavoro eh, che, che lui ha avuto il merito di, di, di riportare d'attualità, come la storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Questo, in realtà, è un libro molto manzoniano, insomma, no? perché si intende proprio sul rapporto tra morale e legge, morale e giustizia in riferimento proprio al tema della, della pena di morte eh, e della tortura implicitamente, no? che era stato proprio eh, eh, ne, uno dei temi della riflessione manzoniana nel, nella storia della colonna infame. Ci sono dei momenti, delle dimensioni... Degli scatti di linguaggio e di riflessione che sono molto manzoniani. Ecco, a rileggere per l'occasione questo libro l'evidenza del rapporto con Manzoni per me è, è, è apparsa sempre più forte. Ora un libro eh, che, che si svolge in una sorta di sospensione tra documentazione e invenzione. No? Perché sapete che eh, eh, Insieme ai romanzi veri e propri, Sciascia eh, ha scritto tantissimi libri di inchiesta. No? Questo è una via di mezzo, perché parte da eh, una situazione concreta, da, da, da una suggestione, tra l'altro, che Sciascia ha avuto dall'incontro con un giudice che era... Eh, nativo della sua stessa città, era calmuto, un giudice incontrato nei suoi tardi anni e poi morto, ma Machac era rimasto colpito dalla vicenda di questo giudice che pur non essendo un vero e proprio antifascista, no, in occasione di un processo celebrato a Palermo eh, nel 1937, era riuscito, nonostante la legge fascista e la pretesa del, del, dell'establishment contemporaneo di, di vedere finalmente una, una condanna a morte, era riuscito a evitare la condanna a morte di un assassino, di uno che aveva ucciso ben tre persone, no? e, ma questo gli era costato poi un trasferimento, gli era costato un blocco della sua carriera. Era il giudice, come ha raccontato Sciascia in eh, un'intervista, Salvatore Patera si chiamava, e, e, e a un certo punto lui era stato preso dalla figura, dal ricordo della figura di questo giudice e proprio nel momento in cui rifletteva manzonianamente no, sulla legge sulla, sulla pena di morte eccetera no, gli era venuto il desiderio no, di scrivere di questo giudice ma non ha fatto una vera e propria inchiesta no, ma ci sono degli elementi di invenzione no, anche sulla figura stessa del giudice che, che non corrisponde necessariamente no, a com'era effettivamente Salvatore Patera quindi ecco è un, è un libro Petrone scusate Salvatore Petrone è Ecco un libro che, che ha questa spinta, che lo porta anche a, a mettere relativamente ai margini la vicenda dell'assassino, cioè l'assassino è presente al processo, si fanno riferimenti ma non vengono seguiti tutti i passaggi del processo e soprattutto non ci si dice poi nulla del movente dell'assassino, cosa che invece il, il film eh, metterà bene in evidenza, no? insistendo molto sul personaggio dell'assassino, sulle figure, eh, i parte vari partecipanti, eh, anche parte se ricordo Bene, il film parte proprio dal, dall'assassinio, dal modello, dal momento della, dei tre assassini, no? e che sono spostati anche in ordine rispetto a come vengono rapidamente raccontati nel, nel libro. No? Ecco. Però eh, se alcune cose rest del processo vero e proprio restano indeterminate come invece non accadeva nei libri in di inchiesta di Sciascia che va a vedere invece tanti tanti particolari a ricostruire, no? qui c'è l'elemento di un'invenzione che è legata proprio a questo, come dire, a questo rovello morale che, che Sciascia sente e che attribuisce al, al giudice e Oltre a questo eh, c'è l'ambientazione negli anni del, del fascismo eh, di regime più avanzato nel 1937 no? dove in evidenza il clima generale di quegli anni, no? l'orizzonte pubblico della Sicilia negli ultimi anni del fascismo con tutti i poteri già assestati, i notabili che occupano tutti i posti di potere e il... Uno degli assassinati, il più importante degli assassinati, è un personaggio eh, di potere, no? è uno che eh, eh, ha eh, la carica di Presidente dell'Unione. Eh, Provinciale fascista degli artisti e professionisti, cioè di una delle più importanti corporazioni no? del, che, del, del fascismo del tempo. No? E naturalmente poi c'è tutta la mentalità pubblica, ci sono eh, le pressioni varie no? da parte del potere, non soltanto del potere, proprio della dell opinione pubblica corrente perché. Eh, eh, Dopo eh, eh, l'instaurazione eh, della, della pena di morte nel, nel codice fascista, nel codice rocco che viene evocato, chiamato in causa più volte, no, l'opinione pubblica cerca insomma, no, eh, di, di superare le proprie eh, ansie, le proprie difficoltà scaricando no, la violenza su, eh, sulle vittime. Eh, su, su, anche colpevoli no? che devono essere comunque condannati a morte perché la condanna a morte... È creerebbe una maggiore sicurezza nella vita sociale, questa sicurezza tra l'altro viene un po' eh, così eh, nell'opinione corrente no? eh, giustificata e mostrata nel suo realizzarsi col fatto, con la voce corrente che sotto il fascismo si poteva dormire a porte aperte, ecco questa è la ragione del titolo, no? eh, quindi, no? cosa che non è vera affatto, no? Ma, cioè, eh, anche dopo no? eh, eh, io ho sentito perfino nella mia infanzia e giovinezza qualcuno che diceva ah, ai tempi del fascismo si poteva dormire con le porte aperte ma, come l'altro mito no? che i treni fossero tutti in orario ecco c'erano queste cose no? che, che erano messe in giro ad arte no? ma poi venivano prese per vere insomma no? ecco e tra l'altro c'è un colloquio iniziale eh, tra, tra, tra il giudice e il procuratore dove si fa riferimento a, a, questa, a, questa consueto, a questo modo di dire secondo cui si poteva dormire con porte aperte, il giudice dice no, io non dormo con porte aperte, lei no, ma nemmeno il procuratore e, e, e le chiudeva bene le porte. Detto. Comunque ecco, eh, la pretesa di una vita assolutamente sicura è no? eh, eh, sostenuta da un'opinione pubblica che in fondo è borghese, piccolo borghese, che sottoscrive tutto eh, quello che oggi chiamiamo pensiero unico, insomma un pensiero unico dell'epoca, no? E, e, e nel eh, linguaggio di Sciascia, nella costruzione del libro, è particolarmente insistente lo sguardo negativo no, e critico, razionale dello scrittore alla banalità del linguaggio corrente no? alle, alle formule eh, convenzionali predeterminate no? che vengono eh, usate in modo da allontanare ogni sguardo razionale alla, alla realtà no? da questo punto di vista ci sono è una cosa che, che è molto manzoniana no? ci sono dei momenti eh, quasi di analisi interna della eh, come dire della del, di questo linguaggio eh, riflesso su se stesso. No? Che... Che con, contiene delle formule eh, tali, eh, ben, ben, convenzionali tali da occultare la, la ragione. E questo si può vedere fin dal, dall'inizio del, del romanzo. Tra l'altro, eh, mi pare che tra i punti di forza di questo eh, libro di, di grandissimo interesse, che ha tantissimi elementi culturali, per esempio, eh, di, di vario tipo, perché ecco, la passione di Sciascia è quella qui e in tutte le sue opere, specialmente nell'ultima parte della sua vita, no, è quella di collegare gli eventi, di interpretare gli eventi facendo riferimento a dei modelli letterari, citazioni di vario tipo, spesso peregrine, e, e e che, che vengono rigavate da una sottile eh, ma, non, ma non banale, anzi profonda erudizione dello stesso autore o Citazioni di, di testi più vari, più noti, anche Manzoni, tra l'altro ci sono delle formule linguistiche che sono esplicitamente manzoniane, come per esempio il troncare e sopire. Eh, no? che, che usa il, il contezio e il, il, il padre provinciale nei promessi sposi, no? che son, è una formula no? con cui il potere cerca di. di, di di non approfondire le cose perché eh, la cosa migliore è lasciare la realtà così com come appare. No? Ecco, dicevo, sono molto interessanti eh, eh, e hanno un rilievo fortissimo i colloqui, eh, proprio per colloqui dove i personaggi naturalmente tirano fuori. A volte delle citazioni che pensando ai personaggi reali forse sarebbero incongrue, ma sono le citazioni che, eh, di, di Sciascia stesso. Che a volte fa delle citazioni senza nemmeno citare eh, gli autori. A proposito della, della pena di morte, tra l'altro, su cui a un certo punto riflette il giudice, piccolo giudice, ma non piccolo come eh, eh, statura, no? lo dice a un certo punto, no? ma piccolo perché nei confronti di questo universo di potere assoluto. È stato no? è uno che, che, che fa, fa leva soltanto sulla, eh, sulla sua razionalità e sulla sua passione morale. Insomma, no? Ora ecco, il piccolo giudice dialoga col procuratore nel, nel eh, all'inizio nel, nel primo ampio capitolo eh, de, del volume alla fine di nuovo nell'ultimo di nuovo c'è un dialogo col procuratore no? e sono dialoghi dove i punti di vista dei due personaggi soprattutto il punto di vista dell'interlocutore che rappresenta il potere il, il procuratore no? questi dialoghi sono pieni di, so... di... Sottintesi, insomma, di una schermaglia per cui le cose si dicono e non si dicono, ci sono dei colpi, delle confessioni: perché l'uomo di potere non è che condivide totalmente le prospettive del potere, però non può. Non, non... Dar vista di condividerle, no? e, e nei, però, nei, nei suoi discorsi no? eh, rivela qualcosa, ma la rivela ambiguamente. Ecco, e proprio nel primo, il primo discorso, l'inizio è molto bello: l'inizio di questo libro, perché eh, contiene proprio una riflessione sulla, eh, sulla banalità, sulla funzione occultante della banalità. Comincia così: dice, Lei sa come la penso, eh, disse il procuratore generale. Perfetto cominciare, di chi non si sa come la pensa, se la pensa, se pensa. E poi andando più avanti, Sciascia ritorna su questo come la pensa, no? attribuendo eh, questo, quello che dice alla riflessione del giudice che ascolta. No? Dice eh, eh, ironicamente, insomma pensa eh, eh, e affila l'ironia il giudice mentre ascolta il procuratore. Sentite, questo mi pare che è un'analisi diciamo, della, eh, della banalità linguistica no? Del, de, eh, di, di qualche cosa che viene considerato quasi normale, spontaneo, automatico nel linguaggio. Però, che però nasconde: come la pensa? Come la penso? Che insulso e penoso gioco. E come la pensa lui? Non lo so e non voglio saperlo. Ma io non la penso affatto, semplicemente penso. E divagò sull'a, quel la di la pensa, no? Che nessuna grammatica, nessun dizionario avrebbe registrato in questa sua vera essenza di pronome della cosa di cui non si vuole parlare, della co cosa cui non si vuole pensare e, e appunto quando lo si colloca a precedere il pensare. Pronome per gli italiani della religione cattolica, del partito al governo, della massoneria, di ogni cosa che avesse evidentemente o peggio oscuramente forza e potere, di ogni cosa che fosse temibile, e ora del fascismo, delle sue imposizioni, dei suoi riti. A me pare questa questa eh, affilata ironia no? che dentro di sé il giudice eh, macera quasi ascoltando il procuratore è, è, è un pezzo di eccezionale eh, bravura e di eccezionale acume in fondo e rappresenta in fondo la cifra di tutto, eh, di, di tutto il libro, no? di tutte eh, le indagini la, la sofferta morale che, 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 che corroda il giudice che qualche volta addirittura si sente di fronte al dominio dell'ignominia no? sente, sente anche se stesso preso da qualcosa di oscuro no? questo in fondo anche l'oppositore che stia dentro però un contesto sociale particolare a volte no? eh, anche nella, nella sicurezza e nel rigore del suo pensiero però a volte si può sentire compromesso insomma, no? dai linguaggi correnti e quindi questo, questo credo che sia la cifra più acuta del, del romanzo qualcosa che lo l'open percorre tutto con tutti i riferimenti vari lette, letterari e non. Insomma, no? In questo orizzonte eh, sono appunto in primo piano i colloqui, anche colloqui di tipo diverso, perché oltre ai due colloqui col procuratore un colloquio molto interessante è il colloquio con un giudice contadino, che tra l'altro ritorna in forme diverse e più attenuate rispetto alla sottigliezza erudita dei, dei riferimenti, un po' incredibile per un giudice contadino, riferimenti culturali che vengono variamente fatti nel dialogo, insomma, no? però è molto bello perché questo è il dialogo con un personaggio che invece eh, il giudice sente vicino, che, che condivide il suo punto di vista e che guarda però anche ad una cultura lontana, appare una, una sua moglie che è francese una famiglia, una compagna provvisoria che però è francese e fa riferimento alla, alla, alla politica della Francia contemporanea nei riguardi della contemporanea guerra di Spagna insomma ecco ci sono tantissimi riferimenti di questo tipo come ci sono riferimenti per esempio al delitto Matteotti in altri contesti no? e poi ecco una documentazione vera e propria può essere quella invece che viene eh, avanzata eh, eh, da, da Sciascia come immagine del, de, di quella che è diventata la stampa negli anni del, del fascismo, no? è una documentazione che riguarda. Tutti i necrologi sulla morte del, del, del personaggio a cui ho fatto riferimento, del, del gerarca assassinato, no? dove praticamente non si parla dell'assassinio, ma ci sono tutte formule no? legate a, a questo orizzonte no? di, di perbenismo eh, collettivo, no? di, di, eh, di non parlare della realtà. Insomma, ecco, insomma, alla fine il, il nesso fondamentale è quello del, di un intervento della ragione, di un. Ragione per quanto debole e marginale, no? che porta il giudice certo, in fondo, a, a convincere i giurati popolari no? e a eh, affermare eh, l'incapacità di intendere e di volere dell'assassino. No? Tra l'altro, eh, eh, si parlava di una eventuale perizia psichiatrica che invece non, 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 non viene chiesta, non ha avuto luogo, mentre invece ci sarà nel, nel film: no? il film ha arricchito molto le vicende intorno le vicende familiari dell'assassino e, e tante altre cose, e, i, te, i vari testimoni che vengono presentati. Era qui. Cioè, c'è poco di questo, no? proprio perché il senso del libro è questo, eh, toccare poi il tema della, della pena di morte, tirando fuori addirittura ecco, uno di quegli, eh, di quegli spunti eruditi che sono eruditi ma, ma non marginali, hanno un grande valore, un testo cinquecentesco, gli avvertimenti cristiani di Argisto Giuffrida, eh, che è un libretto dove... Ha, eh, Molto pre precocemente no, il personaggio si scaglia contro la tortura e contro la pena di morte, quasi precedendo be Beccaria. No? Ecco, sono cose queste, eh, veramente affascinanti. No? In, un, in una tensione morale e moralistica che, che, che fa sì che sci Sciascia ogni tanto tiri fuori una di quelle sue si potremmo dire tra virgolette zampate per, eh, per sé proprio che vanno avanti in maniera proprio eh, con, con grande intensità moralistica no? fino alla fine, ecco, voglio concludere tra l'altro l'ambientazione palermitana è molto ricca. Al 2 novembre si parla, per esempio, delle, delle feste dei morti che vengono allora venivano celebrate a Palermo molto più che, che oggi. e eh, Ci sono tante altre cose di, eh, di questo tipo di, su cui non possiamo insistere. No? Ma voglio eh, ricordare proprio che nell'ultimo colloquio col procuratore il giudice afferma eh, e riconosce insomma. E afferma eh, la bontà della sua scelta riconoscendo di essersi in fondo salvato l'anima, eh, quindi non è che, che riesce a influire sull'orizzonte contemporaneo no? e si conclude sotto il segno della paura. In fondo, no? Ecco, nonostante quello che ha fatto, cosciente no, del valore eh, di quello che ha voluto mostrare, sapendo che poi. In appello infatti il personaggio sarà condannato a morte, quindi la cosa insomma, non ha poi un effetto di, di grande assoluto rilievo, ma è una testimonianza che però resta collegata ad un senso di paura e nelle ultime battute che scambia con, con, il, con il procuratore si, si scopre anche che... che che la paura viene condivisa dallo stesso procuratore, quindi c'è una finale come sospeso. No? E questo dice il procuratore: Ma lei continua ad essere spaventato, ad aver paura? Sì, dice il giudice, anch'io, di tutto. Eh, quindi rimaniamo eh, naturalmente. Non ci, dice, eh, non ci si dice nulla di che cosa. Ma, ma ecco, questa è veramente eh, è una chiave no, del, del, del formidabile valore che in questo romanzo hanno. In questo romanzo inchiesta, ma non completamente inchiesta, hanno i colloqui no? e, e l'indagine morale attraverso il linguaggio. È chiaro che un film potrà tener conto di questo, ma dovrà aggiungere tanti altri elementi narrativi che, che qui, sono molto limitati, in realtà. Bene, grazie, Giulio, per questa magnifica apertura alle, alle narrazioni e alle ricchezze eh, morali e anche etiche di questo, di questo romanzo, mi hanno eh, detto che eh, la mia introduzione per il modesto valore che può avere non è stata ascoltata perché l'audio non funzionava. Se questo microfono adesso funziona, permettetemi allora di recuperare il, do, eh, diciamo, le informazioni eh, doverose che avevo dato all'inizio nel silenzio. E vale a dire, torno a ringraziare Cinecittà Luce che ci ha concesso la possibilità di vedere il film, che eh, sarà visibile dalla termine di, questa, eh, di questo evento. Eh, daremo il, il link e il codice per l'accesso al film sulla piattaforma MyMovies e il film sarà visibile per 48 ore di seguito con un limite di 500 visualizzazioni. Eh, ri ringrazio nuovamente eh, la Fondazione Sciascia per il contributo che ha dato anche alla realizzazione dell'insieme delle immagini che mandiamo. Nel, durante lo streaming, immagini, molte delle quali sono del noto fotografo Nino Catalano. Ringrazio l'associazione Amici di Sciascia che ha condiviso l'evento e ringrazio in particolare l'associazione degli italianisti Adi, la sezione didattica, in particolare la professoressa Paola Rocchi che ci ha permesso di entrare in contatto con diverse scuole. E rapidissimamente eh, torno a eh, salutare. Docenti e studenti del Liceo Classico Alighieri di, di Roma, il Liceo Machiavelli, sempre di Roma, l'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma, il Liceo Classico Scientifico Socrate di Roma, il Liceo delle Scienze Umane Giordano Bruno e l'Istituto Tecnico Industriale Statale Giuseppe Armellini, entrambi di Roma. Bene, quindi con questo dovrei aver recuperato le parti diciamo che si sono perse all'inizio e me ne scuso di nuovo. E mi accingo a passare la parola al secondo dei relatori di oggi, il collega Emiliano Morreale, che insegna storia della musica. Storia del cinema, del, storia del film, del cinema. Qui nella nostra, nella nostra facoltà, nella nostra università, Emiliano Morreale è un noto critico cinematografico, per lungo tempo ha, utilizzato la, ha scritto per, per l'Espresso, per esempio, è stato conservatore di diverse cineteche importanti come quella di Torino e quella di Bologna, insomma è persona assolutamente addentro non soltanto alla, alla storia del cinema ma anche alle problematiche di carattere tecnico che riguardano la eh, conservazione in restaurazione. Di questa particolare forma d'arte. Allora abbiamo sentito che cosa eh, Sciascia ci ha detto nel suo romanzo e vediamo che cosa ne ha ricavato eh, D'Amelio. Che di quel romanzo ha dato una nota versione cinematografica, molto poco dopo l'uscita del romanzo. A ah, Emiliano, a te la parola. Grazie. Grazie. Grazie Franco. E... <coughs> Sì, poco dopo, in effetti il film esce tre anni dopo eh, il libro e ehm, Sasha non fa in tempo a vederlo perché è morto da, da poco, eh, però fa in tempo a sapere che Amelio sta facendo un film e in un suo articolo eh, en passant, fa uno di quegli incisi molto suoi, lapidari, perché dopo aver visto ehm, il film precedente di Amelio, che è un film per la televisione, i ragazzi di Via Panisperna, non ispirato, ma sono in qualche modo influenzato dalla scomparsa di Majorana, altro libro di Sciascia, eh, credo di essere capitato in buone mani. Questo era stato il, il, il suo commento. In queste cose sapeva essere molto eh, lapidario. In effetti, Porte Aperte è, secondo me, il più bel adattamento di un film di Sciascia, quello che invecchia meglio, anche se molti si sono cimentati con Sciascia, Damiani, Petri, Rosi. Direi che questo è. Eh, forse proprio perché il testo non era cinematografico. Non c'è peggior cosa, non c'è come dire testo più insidioso per adattare al cinema di quelli che si dice sembra già un film. Nove volte su dieci i, i romanzi che sembrano dei film vengono malissimo sullo schermo. Pensate a quanto male sono venuti spesso gli adattamenti di Simone, di Graham Green, no? Di scrittore non dice sembra un film, sembra un film, appunto non lo è. Porte aperte, romanzo non sembra un film in nessun modo e forse per questo ha creato un, 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 un gran bel film. Una delle cose che colpiscono peraltro di del film di Amelio, è, eh, o almeno che mi avevano colpito quando l'ho visto la prima volta, che mi hanno colpito di nuovo le volte successive, è eh, la straordinaria... Eh, i, come dire, gli studiosi di cinema dicono, alcuni dicono flagranza, la forza dei luoghi, cioè la fotogenia dei luoghi, che all'epoca non era affatto scontata, perché il film che è del 90 arriva in un momento in cui il cinema italiano è molto un cinema di interni, è molto un cinema eh, da camera, eh, e questa apertura improvvisa di un film che pure per il genere a cui appartiene, cioè addirittura il film processuale, sarebbe un film che più da camera non si può, in realtà eh, si apriva e le sue parti più... Eh, più forti, più intense, sono proprio quelle, eh, le aperture, l'uscita dall'aula, dal, dall cioè un film giudiziario in cui, il, in cui il vero cuore è quando si esce dall'aula. Questo eh, credo centri anche con una peculiarità del cinema italiano. Eh, il cinema italiano ha questa curiosa, rispetto al cinema americano che è quello che ha... Come dire eh, incoronato il cinema processuale come, come il genere processuale, come il genere cinematografico portante, funziona al contrario, cioè credo centri non tanto il cinema quanto le, le differenti culture e democrazie. Cioè nel cinema americano l'aula di tribunale è un luogo in cui si risolvono i conflitti e si celebra la democrazia. Il cinema italiano, nel cinema italiano l'aula di tribunale è un luogo in cui le cose si complicano irrimediabilmente. E per venirne a capo si complicano in maniera tragica o più spesso farsesca. Penso, pensate a tutte le commedie che finiscono in tribunale, in cui poi finisce tipo un giorno in pretura, no? in cui tutti finiscono a sberle, confessioni che non si capiscono, il giudice che si scopre che coinvolge qualunque cosa. E per venirne a capo eventualmente, bisogna uscire dall'aula uh, di tribunale. Questo, dicevo, forse ci dice più cose sulle differenti culture e democrazie che non sul. Eh, su, sui rispettivi eh, sulle su rispettive tradizioni cinematografiche, e, eh, anche in, in Porte Aperte, è così. In realtà, la vera risoluzione avviene fuori, il vero cuore del film è quando si esce eh, dall'aula. Il film è un film eh, su un argomento che, tra l'altro, in Italia come dire, non era più d'attualità mentre lo è ancora in gran parte degli Stati Uniti, cioè la pena di morte. Eh, ed è un film storico. È un film, infatti, più che politico, direi. Morale, eh, morale nel, nel senso non morale giudiziario di Sciascio, ma proprio morale quasi. Eh, mi viene da dire. morale. metafisico-utopistico, vedrò poi perché. Eh, in realtà la pena di morte come dire, eh, viene dibattuta nel film, eccetera, ma in maniera molto chiara, molto netta, il problema è che il giudice vuole fare di tutto per non condannare a morte, utilizzando la legge stessa, per non condannare a morte un imputato. Un imputato che è non solo evidentemente colpevole, e noi lo vediamo all'inizio, commettere gli omicidi, quindi non c'è dubbio, ma è anche odioso, moralmente ripugnante, il peggior imputato che si possa immaginare, e ciò nonostante il giudice fa di tutto per salvarlo, perché non è per salvare lui, ma è per non applicare la pena di morte, appunto una delle cose che mi sono sempre imputate, spesso imputate al cinema civile americano, è che c'era spesso la scorciatoia dell'errore giudiziario o della pietà nei confronti dell'imputato. No. Qui errore giudiziario non ce n'è, pietà nei confronti dell'imputato nemmeno. Mi vengono in mente le parole di un vecchio saggio che avevo letto di, di Norberto Bobbio. Sulla pena di morte, in cui lui passava in rassegna puntigliosamente come faceva lui eh, da, da filosofo del diritto, tutte le obiezioni o tutti i pareri pro e contro la pena di morte. Dice so, sì, c'è chi sostiene che se c'è l'errore giudiziario non si può più tornare indietro se tu ammazzi qualcuno. C'è chi dice che eh, una, questa è un'obiezione eh, sicuramente. C'è chi dice che la pena di morte non sia un deterrente nei confronti dei reati, non è detto che se io ho la pena di morte la gente commette meno reati. Ma anche nel caso in cui fosse dimostrato come dire, inconfutabilmente che la pena di morte, eh, come dire, che non, per ipotesi non ci potessero essere errori giudiziari, solo so, insomma, evidenze e anche se si dovesse dimostrare scientificamente che la pena di morte diminuisce il numero di reati, qualcosa mi impedirebbe di approvare la pena di morte. E alla fine Norberto Bobbio confessava dopo questo procedere assolutamente razionale e rigoroso e io non trovo di meglio che un semplice comandamento biblico, non uccidere. Questo diceva Bobbio. Ecco, il film parla di questo, in apparenza, ma in realtà c'è anche eh, dell'altro, perché eh, e qui viene fuori un la differenza con, con Shascia. Sascia cerca la soluzione anche lui come dire, fuori dalla storia e dalla cronaca nella letteratura. L'ultimo Sciascia dice che alla fine la verità, e non osa dire la giustizia, ma insomma qualcosa di simile si può trovare non nella storia e nella cronaca che sono un luogo di ingiustizia, ma nella letteratura. Posso capire qualcosa di ciò che accade grazie alle parole. Meglio se alle parole scritte, meglio se alle parole scritte da altri morti. Questo in ramedio c'è ma direi che c'è dell'altro cioè eh, quello che lui invece eh, mette al centro sono i, eh, certi, certe sfumature certi silenzi, qualcosa di visibile penso alle scene in cui c'è le scene domestiche, le scene quotidiane in cui sembra che non accada non ci si dica niente di interessante è una delle peculiarità di Amelio i dialoghi in cui eh, non ci si dice niente, non sono più importanti gli sguardi di quello che si dice, il, eh, sono spesso conversazioni quotidiane. A queste lui affianca anche delle, delle, dei dialoghi invece esplicativi e, e come dire, teorici, ma il cuore rimane altrove. Per esempio la scena del, in cui a un certo punto improvvisamente si apre il mare, c'è una scena in cui lo vedrete verso la fine del processo, succede qualcosa. E succede che si vede il mare, si vede il mare e in qualche modo il giudice, interpretato da volontà, sembra stia sognando. E gli, eh, e gli viene consegnato un libro che sarà l'oggetto risolutore. Questo libro scopriremo: È l'idiota di Dostoevsky. C'è il mare e ci sono i bambini. Queste figure del mare e dei bambini sono come una sorta di segno del, dell'utopia sempre nel cinema di Amelio. C'è un'apertura imprevista. Anche la luce stessa è un film fatto tutto di ombre. Ma qui vediamo anche del, delle, delle improvvise aperture di luce, qui e nel finale del film. Il finale, anche lì, bisogna uscire dall'ora di tribunale per risolvere le cose. E alla fine il giudice va a trovare il, il giurato che lo aveva appoggiato nella sentenza, che è un giurato contadino, di cui parlava Ferroni prima, che è interpretato da Renato Carpentieri. Eh, e c'è questo dialogo fra Volontè e Carpentieri. Tra l'altro ci sarebbe qualcosa a dire anche di, di Volontè. Volontè nel film imita Sciascia. Cioè nel film ha come modello evidente Leonardo Sciascia, e fa un po' impressione il fatto che sia Volontè sia Sciascia fossero alla fine della loro vita, in quegli anni. Moriranno anche, anche Volontè, morirà eh, pochi anni dopo. E poi la cosa che, che molti raccontano è che alla fine Volontè mita se Sciascia. Anche nella vita, cioè anche quando parlava, spesso parlava, lo aveva in qualche modo assorbito. Poi interpreterà anche ehm, il protagonista di una storia semplice, in qualche modo era diventato Sciascia. Sciascia è singolarmente soggetto alle nemesi, mi viene da dire, perché lui scrisse sulla Sicilia che eh, il, eh, la Sicilia aveva sempre dei modelli letterari, Quasimodo, Vittorini, diceva lui, eccetera, e poco dopo il cinema avrebbe preso lui come modello letterario per il cinema di mafia lui aveva scritto una cosa, una cosa bellissima sulla, sulle somiglianze su questi gli attori che diventano qualcos'altro, che incarnano i personaggi storici c'è un saggio bellissimo sull'attore Mojuchin, il volto sulla maschera ecco, anche lì una sorta di nemesi volonté, anche lui prese questo volto sulla maschera ed era il volto di Leonardo Sciascia alla fine del film dunque viene consegnato questo, questo libro dove c'è il sugo di tutta la storia per, per restare appunto a, a Manzoni. Ma c'è dell'altro, c'è un. Mentre eh, mh, leggono queste pagine dell'idiota in cui viene descritta l'esecuzione capitale, che è equivalente a quello che dicevo prima, è semplicemente una versione ampliata di non uccidere, non uccidere perché adesso io, Dostoevsky, ti, ti faccio vedere che cos'è uccidere. Ecco, mentre leggono questa cosa, c'è dell'altro, c'è un campo di grano inondato dal sole. Con Questa improvvisa apertura in realtà è come se la, la, la verità non l'avesse data l'aula di tribunale, ma questo campo di grano e i vivi e i morti insieme. I morti, del i morti del, 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 di un cimitero in cui ci siamo eh, si andati poco prima, di cui parlano tra l'altro morti che giudicano altri morti, ma anche i vivi. La vita che vediamo in questo... In questo un volto di donna che, che compare improvvisamente di una sposa quasi eh, bambina. No? E a, a, a sottolineare la cosa, a sottolineare l'importanza che può dare il cinema c'è proprio l'ultima immagine. Guardate l'ultima immagine del film, proprio è un, 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 un primo piano di volontè. Amelio l'ha girato in una maniera un po' strana. È un controcampo dopo che l'altro attore Renato Carpentieri ha, uh, ha parlato. No? E allora Amelio ha girato questa scena filmando volonté, ma esitando a dare lo stop cioè non ha dato lo stop quindi voi vedete nell'espressione di volontà attore consumato una sorta di esitazione di inquietudine come se pensasse vabbè ma che devo fare? che devo fare? ecco questo che devo fare suscitato artificialmente da Amelio nell'espressione di volontà credo sia l'espressione perfetta di quella sfumatura che lui aggiunge la sfumatura fisica che lui aggiunge al film e che gli dà e concludo una Qualcosa di positivo, in realtà il film è un film più positivo, quasi utopistico rispetto al romanzo, eh, rispetto al romanzo di, di Sciascia, che è un romanzo terribile, il brano che citava Ferroni. è Un brano che poi a Palermo è diventato quasi proverbiale, la, la descrizione del 2 novembre: no? dice che questa città in cui ci sono i vigili urbani anziché i blocchetti delle multe hanno le liste della spesa. Eh, il, è una descrizione in realtà dell'Italia della fine degli anni Ottanta, quella quando lui dice ci sono eh, i venditori abusivi, quelli in doppia fila, cioè la sua descrizione di questa cosa piovosa, questo bailam fastidioso, volgare e, e corrotto, quella non, non è solo la, la, come dire, la, la Palermo del 37, è la Palermo de, del, come dire, della fine degli anni Ottanta, e lui dice dava l'impressione di una città irredimibile. Ecco, Questa idea della città irredimibile è una cosa che ha... Poi nei decenni, essendo io di quelle parti, anzi della stessa città di cui viene attribuita la cittadinanza al giudice di Porte Aperte, ho sentito molto parlare. Però è interessante la diversità delle due frasi finali. La frase finale, ricordava prima Ferroni, del, del libro è il dialogo: sento che è spaventato, dice, sento che ha paura. La risposta sì, anch'io di tutto. Invece il dialogo finale di porte aperte tra il giurato popolare, tra il giurato contadino, e, eh, che è popolare in senso direi tecnico stretto, nel senso che è un, è un giurato contadino, eh, e, e il giudice è, che alla fine gli dice fa uno, una sorta di, di, di apologo, di parabola su una, una, una vite, e dice io, eh, io ho fiducia, signor giudice, nonostante tutto. E in realtà, devo dire, anche se l'ultimo Shash era... Più tetro e pessimista, questo nonostante tutto è molto sciasciano. Sappiamo che il Malgrado tutto era un, un suo motto, quasi un suo emblema. Quindi in questo, con Sciascia e contro Sciascia Amelio gli è stato fedele anche andando eh, da un'altra parte: grazie Emiliano. Eh, dunque, grazie a questa illustrazione degli aspetti strettamente filmici, ma anche contenutistici, vediamo come il film in qualche maniera è vicino al romanzo, lo riproduce e anche con questa, eh, questa attenzione per la conclusione. Non è un'altra cosa, ma è un'altra visione dello, de, de, da un'altra prospettiva, sostanzialmente, dello stesso eh, problema: il rapporto appunto col, tra eh, la morale e la giustizia e questa idea della paura che tutto sommato forse costringe le persone ad avere un certo tipo di rapporto con la giustizia e con la, Roma, con la morale. La paura come elemento della morale, la paura come atteggiamento che induce un certo tipo di comportamento nei confronti della. Giustizia. Eh, vediamo se ci sono delle domande da parte di coloro che ci stanno seguendo. E tra un po' forse mi verranno comunicate. Ma per aprire un po' la discussione, per sollecitare appunto interessi, eh, ad entrambi i relatori chiederei, visto che l'hanno menzionata, ma soprattutto per elementi di carattere ambientale, la Sicilia. La Sicilia, ovviamente, è un elemento estremamente importante nel, nel letterato siciliano Sciascia. Mi chiedevo se ehm, ci fosse una sorta di sicilianità negli atteggiamenti di questo giudice e dei suoi interlocutori, cioè se Sciascia, oltre che fare un discorso generale, complessivo, di morale, in qualche modo parlasse un po' anche ai suoi cittadini, ai concittadini, parlasse un po' alla sua terra. Cioè c'è qualcosa della sicilianità che emerge nel comportamento del giudice e dei suoi interlocutori? Giulio. Ma eh, nel, nel giudice sicuramente perché il giudice è, è, è proprio un'ombra di, di Sciascia stesso qua in fondo no? che si trova di fronte a una Sicilia irredimibile proprio eh? Eh, per cui che che viene in fondo quando ci sono tutti questi squarci di vita siciliana no sono tutti squarci un po' impassibili non è che ci sono degli sfondi eh, diciamo folclorici cioè, il, il, il 2 novembre avrebbe dato anche ampio spazio a questo no invece e poi c'è tutta questo, questa opinione pubblica no questo, queste cose condivise contro cui si scagliano ma ma non eh, Partendo eh, Lancia in resta, si scagliano alcuni per solitari perché non c'è soltanto eh, il giudice. No? e Mi pare molto, molto acuto quello che ha detto Moreale. A proposito di eh, eh, acuta è stata la scelta di Amelio a proposito di volonté no? che è un po' sciascia. Insomma, no? In fondo il giudice. Noi del giudice vero e proprio non sappiamo nulla, no? ma il, il, il modo di muoversi, la perplessità no? che ha il personaggio del giudice è proprio la perplessità di Sciascia, come di Sciascia sono tutti i suoi riferimenti culturali. No? Quel Dostoevsky dell'idiota no? viene citato a un certo punto senza farne il nome, no? in un passo dove poco prima è citato Tolstoi addirittura c'è un passo di Tolstoi e un passo di Dostoevsky. No? È molto be tutti a proposito della. della della pena di morte. Ecco, c'è una Sicilia irredimibile contro la quale, no, dentro la quale però, non contro, ma dentro la quale si muovono dei personaggi che sono i siciliani della razionalità, che, che, che Sciascia ha, ha seguito, rappresentato in modo anche molto diverso in tutti i suoi romanzi. C'è sempre qualcuno, no? qualcuno sconfitto, per esempio, come il, il professor Laurana di A Ciascuno il suo, che dice un cretino, che dice il, il capo mafia alla fine, no? ecco, però sono, sono eh, personaggi che, 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 che rappresentano anche loro a loro modo eh, una sicilianità, così nel Consiglio d'Egitto, no? e qui oltre al giudice c'è cioè, per esempio a un certo punto viene ricordato un maestro che ha, ha perso il posto, o meglio è stato trasferito perché aveva eh, dato, eh, non so se aveva partecipato, ma aveva dato un commento ai funerali di Matteotti. insomma, no? Che è un altro di quei personaggi che sono personaggi che stanno dentro la Sicilia, ma la guardano no, da un punto di vista di coscienza razionale, perché la Sicilia è anche questo: insomma, no? non è soltanto l'universo no, della complicità mafiosa o pseudo-mafiosa, no? ma anche questo: è testimonianza continua di una resistenza della ragione, e con tutta la paura che c'è, in fondo, inevitabilmente. No, Tiene a difendere questa prospettiva in maniera sempre più pessimistica, come poi nei due romanzi successivi, no? fino a una storia semplice. Grazie. Un'altra cosa, forse per tornare Posso dire a. Una cosa. In realtà, eh. la cosa che mi viene da aggiungere riguardo riguarda che. Ovviamente c'è più Sicilia nel film di Amelio che nel libro di Sciascia, cioè che, che, okay. che è molto astratto. C'è questa mezza paginetta bellissima di questa descrizione del, del, del post-Festa dei Morti. Ma poi in realtà credo che lui abbia scritto questo libro perché è venuto a conoscenza di, di un giudice della sua città che aveva intravisto questo giudice di Racalmuto e perché è l'ennesimo esempio di quella galleria di eretici e di sconfitti. Che lo interessano in tutta la sua letteratura. E evidentemente li, li, quando sono sconfitti siciliani o eretici siciliani ehm, lo interessano ancora di più, perché insomma ehm, la Sicilia è un posto in cui fallire viene particolarmente bene, cioè nel senso che viene particolarmente a una dimensione, come dire, più emblematica e tragica, è qualcosa di più. Se poi lui li va a ritrovare proprio con le sue ricerche rudite no? e citando personaggi altrimenti sconosciuti come Giuffrida del Cinquecento addirittura. Sì. No? Quindi non hanno solo un valore di cameo, di, di, di testimonianza di un passato, ma sono il segno di una continuità di questa Sicilia che resiste. Mi chiedono... Mi chiedono... Arriva questa domanda. Quanto ha influito la scelta di un attore come Fantastichini? Ma, eh, lui aveva come dire, l'aveva già usato. Eh, ed è Fantastichini. Il gioco di attori non ne ho parlato, ma è, ma è molto interessante perché sono quasi tutti attori di, di teatro. E, eh, a meglio in Italia non ci sono dei grandi direttori di attori. Eh, tradizionalmente, a meglio è uno che invece ha molta cura nella direzione eh, degli attori. Fantastichini nel film eh, viene tenuto su delle, cioè come se sto, io ci sto pensando adesso, ma è come se venissero messi lui e Volontè su due registri diversi: cioè Volontè eh, sul sottovoce a costo di esagerare col sottovoce, no? perché in realtà il sottovoce di Volontè è un sottovoce arabescato, anche no, tutti questi gesti che fa con le mani, e con questo suo siciliano molto fantasioso, e dall'altro lato invece Fantastichini, eh, sparato e belluino, eh, tutto su delle... rappresenta direi il versante, diciamo, eh, Giudiziario, il, il corrispettivo anche quasi sonoro no, del, del, dell'aula di tribunale. Fantastichini è eh, un mostro. E devo dire che alla fine, ripensandoci adesso, in realtà il ruolo di Fantastichini forse è più difficile di quello di, 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 di Volonté, perché, insomma, è un personaggio eh, ripugnante che non deve suscitare nessuna. nessuna e lui è, è un perfetto cattivo. Poi, tra l'altro, Fantastichini mh, è rimasto spesso inchiodato a questi ruoli da. da, da da, da cattivo, <ride> quindi no è una, de, è una delle cose più lontane dal libro, poi tutta la sì, sì, è, quella è, è tutta, tutto, tutta di è tutto costruito su Fantasticini. Insomma, no? è, sì, sì, è, sì. è formidabile, davvero. È fatto. I suoi Però, ormai mi il piacciono molto. Il personaggio dell'Assassino è anche devo dire questa, lo sbottare di Fantastichini eh, davanti al a quando capisce che, o non capisce che lui sta cercando di salvarlo o di trasformarlo in qualcosa cosa cui lui è. Lui è un fascista, un assassino, un mostro, e il giudice sta cercando di raccontare un'altra storia. Lui fa questa storia insomma, e si gira intorno, come a dire, cioè, noi siamo, siamo la stessa cosa, siamo nella stessa barca. Io devo essere condannato, devo morire, voi mi volete fare morire, siamo la stessa cosa. Io voglio la stessa perché sono come voi, un mostro come voi. Cosa vuole questo piccolo giudice qui? Signor giudice, che domande sono? Gli fa con questa questo signor giudice, che domande sono con questa vocale aperta. E proprio lo, lo, lui rende molto bene in quel, in, in quel momento lì lo spiazzamento di uno che come dire, noi siamo. Come, va tutto bene qui, imputato, eh, corte, pubblico, giornali, arriva questo piccolo giudice. E parlando la volta scorsa del film di Petri abbiamo notato eh, come nel film ci fossero della Sicilia soprattutto i colori, perché è un'ambientazione diciamo, in cui la Sicilia vuole essere molto presente. Qui invece essendo una, una sorta di film da camera, come dicevi, i colori sono molto più opachi, molto, molto meno, eh, meno differenziati. Beh, però secondo me gli serve per farli esplodere alla fine, in un paio di scene. Cioè, lui tiene tutto giù e, e gira moltissimo, a parte perché è un film in costume, teniamo presente anche delle cose tecniche, è più facile avere Palermo deserta e farla passare per una città degli anni 30 alle 5 del mattino che non alle 5 del pomeriggio. Ecco. Però lui è tutta una città in penombra, è tutta una città eh, eh, in un crepuscolo, o meglio ancora all'alba. Conoscendo quanto è cinefilo a medio, è impossibile che lui, pensando a un'alba di Palermo, in quelle stesse strade, o di altro, gira proprio in quella piazza lì, non abbia pensato al finale del Gattopardo di Visconti. Finale mesto, anche quello è, è come principio di ogni, di ogni principio di irredimibilità della Sicilia. Quell'alba di Porte Aperte sono le albe del finale del Gattopardo di Visconti, sono sicuro. Eh, però questa penombra, questo gioco, gli serve per far esplodere quei due momenti che dicevo, cioè eh, i momenti di illuminazione, di. Sole, l'arrivo del libro mentre lui sta sognando sul mare e questa esplosione incredibile del campo di grano che non avrebbe eh, questa forza se non fosse stato preparato da un film tutto in penombra, certo. E, Giulio, Sciascia è stato un maestro elementare, quindi ha avuto a che fare con la scuola, con la didattica, con i bambini, eccetera. Quanto di questo? è Andato poi a finire nella sua, nelle sue narrazioni, cioè l'esperienza del rapporto, anche della funzione pedagogica. Eh, questa è naturalmente bisognerebbe risalire indietro ormai l'ultimo scia, sciascia è, è, è stato preso da tante altre cose, queste cose sono lontane. No? Però certo c'è, credo, il gusto del particolare qualche volta, andare <coughs> a cercare anche cose marginali. Eh, le fiabe gli interessano molto, tra l'altro, no? eh, e poi va a cercare a spigolare no, tra questi testi marginali come almanacchi, eh, cose, cioè, ecco c'è un. Un fondo di interesse per la cultura popolare che, in uno come lui, che è tanto intriso anche di alta letteratura, no? non è contraddittorio: anzi, forse viene proprio da, dalla frequentazione no? di una quotidianità che è quella del rapporto con, con i bambini, poi di, 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 anche di classi umili, a no? Caltanissetta, così. Dinto. Ecco, io penso che ecco, sarebbe un dato da, da approfondire di più. Eh? Naturalmente, nella prima parte della sua opera tutto questo si, è, è molto più evidente. No? Ora, nella, in questi, questi anni sono, sono venute fuori tante tutta la vicenda politica, tutte le polemiche sulla mafia eccetera, e poi questo incontro nuovo con Manzoni. Ecco che. Che, che non è un Manzoni da scuola, insomma, anzi, no? ma un, è, un tipo di man, è un Manzoni che, che era stato trascurato sempre nell'educazione scolastica, in fondo, no? e che, che Sciascia, tra l'altro, ha avuto il merito di, di proporre all'interesse pubblico. Vai. Tra l'altro, adesso non so bene in quali anni, ma qualche anno prima è venuto pure fuori. C'era il film di Risi, di Nelo Risi, no? sulla, sulla storia della storia della, della fame, negli anni '70. Sì, sì, eh, sì. sì, sì. Lo eh, poi lui, Shashan, come dire, in realtà, per il tipo di scrittore che è, non racconta tanto i bambini come non racconta no, no. tanto le donne. No, no, no. Anche se c'è un meraviglioso racconto che consiglio per le scuole, perché da farlo leggere, che. Eh, il mare colore del vino, ah, beh, sì, sì. del racconto contenuto nella raccolta Il mare colore del vino, che è la storia di un viaggio in treno: mm. quei treni che non ci sono più, che attraversavano tutta la penisola, in cui ci sono due bambini pestiferi stupendi, un incontro di un viaggiatore lì, però a parte questo, che è un racconto sì, appunto, sì. Per, le, per gli insegnanti, fatelo, fatelo leggere: non ci sono eh, bambini e, poco, eh, e poche donne. A meglio invece, i, donne e poche pure lui, ma. Ehm, Porta invece alla luce molto questo. È uno dei grandi registi di, di, di bambini. Anche se guai a dirglielo perché lui nega Scusa, questa cosa. Scusa, volevo chiedere una cosa. è a proposito del, del film, no? Si sa qualcosa sul ruolo che come nella sceneggiatura ha avuto Vincenzo Spinelli? Pensavo anch'io, perché è un fattaccio questo deve avere avuto, insomma, proprio nella costruzione narrativa, nel mettere in evidenza l'assassino, l'imputato. Sì, ricordiamolo... Probabilmente sarebbe interessante sì. vedere e ritrovare i testi della sceneggiatura. Sarebbe interessante, sì. Ricordiamo che appunto. Cerami è un grande indagatore di fattacci. È, cioè è il suo appunto. libro, che è una raccolta dell'articolo del Messaggero in cui lui racconta il. Canaro, eh, sì. tutte queste Quindi storie. Anche l'inizio del film con i tre assassini eh, che non sono assolutamente descritti da Sciascio no. e, e tutta l'invenzione. Così come forse anche la psiche malata così, sì. di, di, del, di, di quel personaggio, altra invenzione che rispetto al libro non c'è, cioè la psiche dell'assassino che nel, nel, nel libro non c'è, è una cosa in cui si potrebbe... Sì, sì, sì. sarebbe interessante, cioè, ci pensavo proprio a questa cosa di, di, di cerami in effetti. Eh, Un'altra domanda che viene dal, dal, dal popolo di, di coloro che ci seguono. Che uso fa meglio della lingua dialettale siciliana, dato che nel cast ci sono attori come Tuccio Musumeci e Ciccino Sinceri, entrambi catanesi. <ride> una domanda sofisticatissima. Ci sono questi attori, questi caratteristi siciliani? Allora, il film arriva in un momento di passaggio, perché fino a quel momento non c'erano una generazione di attori. Eh, Siciliani spendibili come protagonisti in, in ruoli drammatici, gli cioè, attori siciliani erano, o nessuno sapeva che fossero eh, siciliani, no? Adolfo Celi, nessuno sa che è nato a Messina, ma eh, se no erano attori comici. Franco e Ciccio, Lando e Buzanca, questi erano eh, magari di tradizione catanese, Angelo Musco, eccetera. Eh, e quindi i protagonisti anche qui sono eh, non siciliani: I, 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 due protagonisti, i tre protagonisti, né Carpentieri. Né eh, Volonté né Ennio Fantastichini lo sono eh, volonté, eh, il dialetto di Volonté, sono appunto proprio di quelle parti. E il dialetto di Volonté è sempre un po' come dire, vecchia scuola, diciamo, inventato, eh, è totalmente, totalmente inverosimile. Eh, però eh, il fatto che il film sia comunque un. L'uso di queste caratteristiche era molto frequente nel cinema, è indispensabile nel cinema di ambientazione siciliana, dà dei tocchi di colore, ma direi ancora di più nel, nella sceneggiatura, nell'uso di alcune cose, si sente che Amelio è, è un siciliano di lezione, teniamolo presente, perché lui è calabrese, ma eh, tanto ha studiato, si è formato anche... Catania e ha, considera in qualche modo la Sicilia, la sua patria di elezione. Ha girato spesso su personaggi siciliani. Nel finale dell'America la, la rivelazione è che questo, il, il protagonista è siciliano, i protagonisti di, di Così ridevano eh, e così via. Cioè questa cosa c'è molto e lui la conosce benissimo. Conosce anche i, i, i... all'inizio c'è un proverbio che è buon tempo un, un modo di dire buon tempo e malo tempo non dura tutto il tempo che è una, un quasi da, da padrontoni, no? una di quelle cose eh, da Antonio Malavoglia e si sente lui molte cose, molte piccole cose le, 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 le sale di Semine le conosce, anche linguistiche anche appoggiandosi a questi caratteristi come Tuccio Musumeci come, che, sono, eh, che sono di area catanese perché anche lì all'epoca siccome la, la, molto banalmente la, la formazione un po' più colta, teatrale era quella di area Catanese, c'era cioè lo stabile di Catania, eh, molti caratteristi venivano da lì, anche se il film è ambientato eh, a Palermo. Diciamo. Dunque, Sciascia non, non partecipa molto alla creazione del film, no? dei film. Cosa pensava, a parte aver sentito dire, sono, come ha detto, sono, sono caduto in buone mani? Sono ecco, caduto in buone mani. Cosa Infanto... pensava, Shasha, anche in generale, della. Tras tra tra trasposizione in film di romanzo, tu che l'hai conosciuto, l'hai sentito parlare di queste cose con sospetto, sì. con snobismo? Non so, no, no, io non ho sentito parlare di, que di questo, eh. non saprei bene. Eh, eh, però, certo, lui ha una grande curiosità per il cinema, insomma, soprattutto a livello della, tra della sua formazione giovanile, no? la, la presenza del cinema anche. Nei cinema di, di, di provincia, insomma, no? Che lui doveva fare tutto. lo sceneggiatore? Eh. Eh, boh, ah, boh, tra l'altro. Comincia sì, sì, lo, lo ripete sempre. Quindi, no, c'è un. E tra l'altro, ci sono delle cose bellissime, ecco, io prima a Monreale. Eh, ricordava eh, il Munchin del Mattia Pasquale, del libro de, de, del, del film di Lerbier che lui aveva visto eh, molto presto. Insomma, no? Quindi è, è molto informato pure del cinema muto. Così, quindi la presenza del cinema è parallela a quella de, 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 del giallo, come il, come lì, anzi no? del, del, del romanzo poliziesco. Quindi l'interesse. Per, credo che abbia avuto un folto interesse anche per il cinema eh, thriller diciamo del tempo. Eh, però ecco, ora io non ho, non ho studiato la cosa, quindi non so qu quali siano stati i suoi commenti pubblici sui film fatti. Forse Monreale lo sa meglio di me, ma ecco, sì, ha eh, eh, intervenuto sempre in maniera o privatamente, ci sono delle lettere per a ciascuno uh -huh. il suo in cui lui dice che a ciascuno il suo non gli è piaciuto il film. Sostanzialmente, non gliene piace nessuno dei film tratti da, da Su Todo Modo. Dice: Non è un film tratto dal mio libro, è un film tratto dagli articoli di Pasolini sul palazzo. Lui dice: questo Lui dice: non, 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 ha voluto fare un film'. Ha preso Todo Modo, ma quello è un film che mette in scena la visione del potere di Pasolini le cose ovviamente sono sempre più complicate di così, e, e, e così via, su cadaveri eccellenti anche a dare dire, cioè, insomma non è che lui poi ha scritto anche di, di cose andate a buon fine, c'è cioè sostanzialmente l'adattamento della novella Libertà, cioè Bronte di Florestano Vancini, che lui scrive invece, non è tratto da un suo libro, ma lui scrive, lui, secondo me, però sull'adattamento lui non gli sarebbe mai venuto in mente di dire a, ah, ha impoverito, lui partiva dal presupposto, infatti non ha mai voluto sceneggiare un, una, un proprio romanzo. Partiva dal presupposto che era un'altra cosa, che quindi aveva come dire, meritava massimo rispetto anche perché lui a, a molti film era arriva, a molti libri era arrivato dopo o insieme il film, cioè lui, per lui il Mattia Pascal di Pirandello. E anche il Mattia Pascal. Interpretato da Mociuchin, cioè è anche il film, lui lo vede anche così. Quando lui parla dell'Isola del Tesoro di Stevenson e ne parla di nuovo nel Cavaliere alla Morte, suo, nel penultimo suo testo narrativo, lui parla dell'Isola del Tesoro di Stevenson, ma per lui è anche il film il, con certo, uh, Wallace Beer, certo, il grande certo. caratterista ciccione. Quindi eh, per lui non, erano, non gli sarebbe mai venuto in mente di dire. Eh beh, certo, del tesoro di Stevenson è una cosa, ma il film yes. è un'altra, come dire, non, no, no, lui partiva, la distinzione vera era fra il cinema fino a un certo momento, quando lui dice per me il cinema era tutto, e il cinema da un certo momento in poi, in cui lui dice vado solo a vedere i film di Fellini. Un'altra di quelle sue frasi lapidarie: il cinema non mi interessa più se non per andare a vedere i film di Fellini. E comunque... Che... Che... Ci... Sciascia non è, evidentemente, non è uno che scrive un romanzo pensando che può diventare un film, e quindi no. <ride> chiaramente rimane, rimane assolutamente forte, centrale e perfettamente delineata la sua eh, natura di vero letterato. Letterato intriso di politica ed intriso di, di altre questioni di carattere morale, ma comunque sostanzialmente letterato. Bene, io dico che possiamo fermarci qui. Eh, ringrazio. Il, eh, professor Ferroni per le cose illuminanti che ci ha detto, ringrazio Emiliano eh, Morreale analogamente per le eh, cose significative che ci ha raccontato sul film e sul rapporto con la letteratura. E vi do un appuntamento eh, per un ulteriore incontro su Sciascia. Eh, parleremo di cadaveri eccellenti eh, il giorno. 11 marzo, stesso orario, non sarà eh, un giorno diverso nella settimana, mi pare che sia di venerdì, ma questo cambia poco. Quindi eh, chi, eh, coloro che sono interessati a seguire questo percorso sciasciano eh, possono mettere in agenda l'incontro su Cadaveri Eccellenti, 11 marzo. Eh, daremo quindi in, in conclusione di, questa, di questo incontro, sia in sovrimpressione, sia pubblicandolo sul nostro sito il link alla piattaforma MyMovies per poter vedere il film di cui abbiamo parlato stamattina a Porte Aperte, ricordo che sarà a disposizione di coloro che vorranno vederlo per 48 ore, c'è un limite di 500 visualizzazioni, per cui, come dire, affrettatevi prima che in qualche modo sia troppo tardi. Grazie dunque ai presenti, grazie a coloro che ci hanno seguito da lontano e eh, arrivederci alla prossima occasione.